Buongiorno da Radio Speranza, un saluto da Licio Di Biase. Radio Speranza, la radio della diocesi di Pescara Penne, 87,6 MHz. Oggi per gli incontri di Licio incontriamo Domenico Di Carlo. Domenico Di Carlo, impegnato molti anni in politica, ha avuto vari ruoli, consigliere comunale, assessore comunale, consigliere regionale e negli ultimi tempi è autore di importanti volumi, un volume su Giorgio La Pira che non presenteremo oggi, presenteremo in un'altra circostanza, ma soprattutto oggi ci soffermeremo sulle Passionarie Cattoliche, protagonista nella Resistenza Costituente e Repubblica. Quindi è un volume molto importante perché va, diciamo, alla nascita della nostra Repubblica e soprattutto c'è appunto un'analisi attenta, con grande passione civile e politica che contraddistingue questa passione, contraddistingue Mimmo Di Carlo, va appunto ad analizzare il ruolo delle cattoliche, delle donne cattoliche nella Costituente. Allora Mimmo. Grazie Licio, buon pomeriggio, ti ringrazio dell'invito che mi ha rivolto anche qui a Radio Speranza. Vorrei, a proposito di questo saggio, fare una piccola premessa, mi sembra doverosa. Vorrei dire che non si può comprendere la storia repubblicana e democratica del nostro paese se non si ha la conoscenza e la consapevolezza del contributo che le Passionarie Cattoliche, così le chiamo io nel mio saggio, hanno dato nella lotta al nazifascismo, il contributo che hanno dato determinante all'Assemblea Costituente e alla rinascita della Repubblica Italiana. Ricordare queste donne non è solo un dovere politico, culturale, ma è soprattutto morale. È un messaggio per le nuove generazioni che devono approfondire, studiare il contributo, l'impegno, gli ideali, l'impegno direi storico, politico-sociale, le passioni, i sacrifici e l'umiliazione che queste donne subirono per ridarci la democrazia e la libertà, e questo è importante. E poi vorrei dire solo lo spunto, ecco, direi magari sono state le due ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro. Il primo è vedendo oggi dei movimenti nazionali, anche europei, che si dichiarano formalmente cristiane, poi di fatto i loro atteggiamenti, le loro posizioni sono tutt'altro che cristiane, perché magari sono antifemministe o settarie e quindi anticristiane. E un altro ritengo di dover declamare con forza che queste donne non hanno ricevuto il giusto contributo per l'impegno, per l'impegno a servizio del paese e anche degli altri. Immaginiamo per esempio se ci fosse stato un giusto riconoscimento, che avrebbero dovuto avere la parità nelle responsabilità, per esempio nel partito. Non abbiamo mai visto una DC, una segretaria politica, non abbiamo visto mai una Presidente del Consiglio, un Presidente della Repubblica, eppure lo meritavano queste donne. È giusto quindi che noi almeno le ricordiamo dopo tanti anni del loro impegno politico e le portiamo all'attenzione delle nuove generazioni. Anzi, forse se avessimo avuto più tante donne, come fra cui le nostre abruzzesi Filomena Deli Castelli e Maria Agmen Federici e tutte le altre, forse avremmo, come dire, avrebbero posto un argine a quel clientelismo sfrenato, che è un centro di potere senza idee, al clientelismo così, ai correntismi senza logica. Avremmo potuto anche salvare un grande partito che era la Democrazia Cristiana, e avremmo potuto salvare l'Italia stessa con la presenza più massiccia di queste donne. Bene, perfetto, questa è un'ottima introduzione. Però adesso iniziamo un attimo a parlare anche di come si sono ritrovate ad essere protagoniste. Molte sono state partigiane, hanno dato il loro contributo all'antifascismo militante. Ricordiamo che il Comitato di Liberazione Nazionale era nato a Roma nella casa di Giuseppe Spataro. E quindi erano, però a un certo punto le donne non erano protagoniste della vita politica nel periodo fascista, perché non potevano votare,
Quindi il primo momento importante è il suffragio universale. No, io Licio vorrei chiamare qui un attimino la tua attenzione su una circostanza. Negli anni 70-80 noi abbiamo visto molti movimenti femministi, socialisti, comunisti, laici che sbandieravano l'emancipazione della donna. Vorrei solo ricordare, per verità storica, non per la mia appartenenza storica a un certo partito, vorrei ricordare che nel 1876, quando è nata la prima democrazia di Don Romolo Murri, uno dei punti fondamentali era il suffragio universale e la parità dei diritti, soprattutto politici, tra uomo e donna, che poi è stato ripreso dal Partito Popolare Don Luigi Sturzo e poi dalla battaglia successivamente dopo la guerra della Democrazia Cristiana. Quindi vorrei dire che Don Romolo Murri diceva: chi è contrario al voto alle donne, al suffragio universale, coltiva un'idea anticristiana, perché noi da un punto di vista spirituale cristiano l'uomo e la donna sono uguali, e quindi era una battaglia che era intrinseca nell'impegno politico e non poteva essere meno. E nel 45-46 nel 45 è paradossale, Licio, ti aggiungo questo, che quando si parlava del suffragio universale, mentre la DC faceva le battaglie con i movimenti cattolici che voleva il suffragio universale, paradossalmente il Partito Comunista e il Partito Socialista ritenevano il voto alle donne conservatore, al punto, e anche sul piano organizzativo, ritenevano, come dire, pericoloso, perché la forte e massiccia presenza delle donne avrebbe potuto determinare un capovolgimento di genere e la lotta sostanzialmente che loro portavano contro il capitalismo. E fu grazie a De Gasperi che disse no qua, tant'è che in un primo momento il governo Parri scelse una via di mezzo, disse va bene, diamo il voto, una via di mezzo, soltanto il voto attivo, cioè potevano solo votare i suoi rappresentanti, ma non si potevano candidare, non avevano il voto passivo. A questo punto fu De Gasperi e disse no, o tutto, se no noi usciamo dal governo. E così il primo di marzo del 45 poterono votare per le amministrative. Ecco, questa è una verità storica. Allora, noi stiamo riflettendo su questi libri e su questi argomenti perché è importante ricostruire con fedeltà la storia. Quindi questa tua riflessione è veramente mettere i puntini sulle i. Cioè, le donne che sono state attive, partecipe, nell'ambiente dei movimenti cattolici, poi tra cui la Democrazia Cristiana, è la Democrazia Cristiana che si è battuta per il suffragio universale. E quindi nelle elezioni del 46 che cosa accade? Alle elezioni per il referendum istituzionale e per l'elezione dei deputati alla Costituente, il primo. Dunque, nell'assemblea, cioè ci fu prima la consulta nazionale. Perfetto. Dove, ben ricordo, dove i partiti antifascisti e i sindacati, o anche il governo, indicava delle personalità diciamo di spicco, e tra cui in questa occasione vennero scelte nella consulta nazionale 9 donne che poi vennero riconfermate nella candidatura all'assemblea costituente e ottennero un vasto consenso nell'assemblea, tutte elette. E guarda, voglio dire che basterebbe leggere gli interventi che queste donne hanno sostenuto in seno all'assemblea, alla commissione. C'è qualcuno che era anche alla commissione dei 75, quindi importantissima. C'era Angela Cotelli e anche Maria De Underich de Iervolino, la mamma di Rosa Russo Iervolino, che faceva parte della commissione dei 18, dove si discuteva, perché De Gasperi la volle in quella commissione dove si discuteva dei trattati internazionali ed era necessaria la conoscenza delle lingue. Maria De Underich conosceva 3-4 lingue, quindi tedesco, italiano, un po' francese, quindi aveva la possibilità di ben diciamo comprendere quei trattati. Fu anche colei che predispose l'accordo dell'Alto Adige con De Gasperi Gruber lì per le minoranze altoatesine. E voglio dire, se uno va a esaminare gli interventi di queste donne, sono interventi di altissimo spessore culturale, morale, etico. In questi interventi si occuparono
ovviamente essenzialmente della giustizia. Oggi vorrei dire delle cose: se non fosse stata Maria Agben Federici, la nostra diciamo costituente aquilana, che avesse posto il problema della parità di diritti nell'accesso alla magistratura, oggi le donne ancora non, come principio costituzionale, ancora non avremmo avuto all'interno della magistratura. E questi sono i successi. Se non ci fosse stata Dina Anselmi, non avremmo avuto una sanità universale per tutti i cittadini. Se non ci fosse stata Dina Anselmi, non avremmo avuto, per esempio, la parità nel lavoro tra uomo e donna. Ecco, sono donne che hanno dato un contributo, ripeto ancora, di altissimo profilo, di grandissimo livello culturale e politico, e per noi è stato un onore averle tra le, nostre, tra le file. Bene, allora adesso facciamo una breve pausa e poi riprendiamo. Prendiamo da Radio Speranza gli incontri di Licio con Domenico Di Carlo e le Passionarie Cattoliche, un libro molto molto interessante che parla del ruolo svolto dalle donne parlamentari cattoliche sia nella Resistenza, poi nella Costituente e poi nel Parlamento Repubblicano. Sono donne che hanno dato moltissimo al nostro paese, sono donne che hanno militato nell'antifascismo, diciamo che si sono sacrificate veramente moltissimo. Ecco, con Mimmo Di Carlo adesso vediamo quali sono queste prime donne che sono andate allora, nella Costituente. Allora, le donne di cui mi sono occupati, una bresciana Laura Bianchini è stata una docente al liceo classico, militante antifascista, è stata, insomma, ha svolto attività prima di tutto durante la Resistenza, attività umanitaria, e poi è entrata nella clandestinità come nell'attività di partigiana militante, svolgeva il lavoro di staffetta di collegamento fra i vari gruppi partigiani esistenti nel nord Italia, e poi anche militante, cioè partigiana vera e propria come noi la intendiamo, e la sua è stata anche una, come dire, una partigiana di una fede immensa, perché avevano una concezione profonda cristiana della società, della vita. Fece parte, questo è importante, della
comunità del Porcellino, perché Laura Bianchini faceva parte del gruppo Dossetti, La Pira, Fanfani, negli atti preparatori della Costituente, e qualcuno mi ha detto a me: ma perché si chiama la comunità del Porcellino? Qualcuno non lo comprendeva, ho detto: guarda, questa era una donna austera, molto severa, ma molto aperta e disponibile al dialogo. E allora, quando uno sbagliava, lei l'apostrofava con l'epiteto porco. E allora, in questo modo, per questo fatto, dice che è nato questo gruppo di studiosi, di uomini di altissimo livello, che veniva chiamata la comunità del Porcellino. Dopo Laura Bianchini c'è Angela Cotelli. Angela Cotelli diciamo, è stata anch'essa una donna intelligentissima. Guarda, basta solo dire che quando viene da una famiglia borghese, perché il papà era un medico che svolgeva nella Val di Taro, tra il Parmese e la Spezia, il lavoro di medico condotto. Era una persona molto stimata, molto amata, altruista. Angela aveva una fede profonda. Voi immaginate che la sua amica di scuola, Itala Mela, siccome il fratello era morto a 8 anni, era diventata atea e odiava la fede, odiava la religione. Angela l'ha riportata nella fede cristiana, e guarda che paradosso, lei è stata una mistica, ha avuto la visione della Trinità, è diventata oblata degli benedettini ed è stata dichiarata venerabile e beata dal cardinale Amato nel 2017. Fra poco diventerà santa, perché a lei sono attribuite 5 miracoli. E quindi dico io, Angela, ecco, pensate che l'attività antifascista di Angela Cotelli, Ligio, si era ridotto in attività di Croce Rossina internazionale. Lei era molto stimata persino dai tedeschi, riusciva a fare lo scambio tra i civili e i soldati tedeschi prigionieri dei partigiani. Ne ha fatto tanto, ha salvato tante persone. Pensate che quando è stata scoperta che alla fine non era una Croce Rossina internazionale, ma era una partigiana, era una cospiratrice, venne ricercata dai tedeschi. È stata inviata la decima MAS per ricercarla, cioè un gruppo speciale spietato per ucciderla, però poi si salvò, eccetera. Poi fece parte della Costituente, poi della Repubblica, eccetera, eccetera. Ida d'Este, altra, diciamo, professoressa partigiana. Ida d'Este aveva fatto, insomma, a 14 anni un voto di castità, di fede, di povertà, il laico che si dona a Cristo, che si dona a Dio, e quindi ha diciamo, la sua fede cristiana, i valori cristiani per lei era tutto il vissuto. Lei aveva un'idea di una trasformazione di una società in senso cristiana, democratica, popolare, integralmente, l'ho chiamata l'integralista cristiana, per tutto ciò che lei ha fatto a servizio dei poveri, dei bisognosi, iniziative in ogni genere. Pensa che ha voluto conoscere la povertà assoluta, vivendo nelle baracche, aiutando i poveri e i bisognosi. Bene, poi? Elisabetta Conci trentina. Il papà è stato un avvocato e membro del Partito Popolare, poi è stato alla Costituente e poi al Parlamento. Si è distinta per segretaria del gruppo della DC. Poi Angela Guidi Cingolani, anch'essa fu la prima fondatrice del Partito Popolare nel 19 a Roma, ne fu segretaria, membro della Costituente e poi parlamentare per diversi anni. Poi Vittoria Tito Maglio. Vittoria Tito Maglio è una, diciamo, costituente originaria delle Puglie, però stava a Napoli perché vinse un concorso come docente e lì svolse l'attività. Adesso ci abbiamo gli ultimi tre parlamentari, che però ci riguardano. Ci riguardano noi. Allora, Maria Federici. Allora, Maria Fen Federici è stata una figura di altissimo livello, perché fu diciamo, per 30 anni fu
presidente delle ACLI e soprattutto del CIF, Centro Italiano Femminile, fu presidente, che raggruppava tutti i movimenti dell'Azione Cattolica, dalla FUCI, eccetera, eccetera. A lei si devono di importantissimi interventi nella Costituente, come per esempio la difesa morale della donna, l'accesso delle donne alla magistratura e la parità di diritti fra uomo e donna. Allora, adesso andiamo a Maria Iervolino, perché voglio lasciare per ultimo Filomena di Castello. Ah, Maria Iervolino, diciamo di origine trentina, Alto Adige, ha studiato sostanzialmente tra Innsbruck e Vienna, perché all'epoca il Trentino era sotto il dominio austro-ungarico. Solo negli ultimi anni si trasferì a Roma. A Roma conobbe Raffaele Iervolino, che poi è stato ministro nei vari governi democristiani, e lei svolse un'attività soprattutto nel campo della scuola. Lei porta avanti il progetto scolastico di Maria Montessori e si è distinta moltissimo nell'assemblea costituente proprio sulla pluralità giuridica della scuola. Perfetto. E adesso chiudiamo con Filomena di Castelli, la nostra Filomena di Castelli, su cui abbiamo nella scorsa puntata parlato, sì, con Renzo Gallerati, di un saggio che ha scritto su Filomena di Castelli, sì. Quindi adesso chiudiamo con la nostra Filomena di Castelli, o Memena di Castelli. Oh, Memena di Castelli, sappiamo tutti, è nata a Città Sant'Angelo, dove si è diplomata lì nell'istituto di Beltrando e Spaventa, è uno degli istituti magistrali più importanti. Poi successivamente, grazie all'aiuto di un parroco, Don Luca, credo, De Luca, è riuscita a iscriversi nella Cattolica a Milano, perché lì in quel periodo non era necessario la tessera fascista. È stata aiutata dalla Cattolica a trovare un posto, si è sistemata, ha insegnato in alcune cittadine vicino a Milano, ha insegnato maestra. Dopo la laurea ha iniziato la sua attività politica. Un docente delle scuole magistrali gli aveva parlato, per Iannacci, il professore gli aveva parlato proprio della Democrazia Cristiana, la ricostruzione della Democrazia Cristiana, e lei si era impegnata, aveva cominciato a svolgere attività politica. Divenendo in breve tempo, questa giovane divenne, per la sua capacità di espressione, intelligenza, di empatia che aveva verso gli altri, era riuscita a conquistare un po' tutto, tant'è che era diventata delegata femminile. In un convegno della Democrazia Cristiana, presente l'avvocato Cingolani, disse: guarda, tu devi venire a Roma, e lì comincia poi l'attività insieme a Giuseppe Spataro, la sua attività politica. E viene candidata alla Costituente. Alla Costituente si è occupata di tantissime cose, soprattutto della scuola, del pluralismo della scuola, e poi anche nel Parlamento nostro repubblicano. Perfetto, benissimo. Filomena di Castelli. C'è una circostanza sola che voglio raccontare. A Popoli nel 48, durante un comizio, venne diciamo disturbata, diciamo così, da un gruppo dei comunisti che cominciarono a cantare Bandiera Rossa. Sicché lei cominciò a cantare anche lei Bandiera Rossa. Se qualcuno rimase un po' stordito, dice: ma cosa succede qui? Poi disse loro: vedete che questo è un inno dei contadini degli altatesini, di ispirazione cattolica, quindi questo è un inno che spetta a noi, e quindi se volete dopo continuare nella discussione lo facciamo. Bene. Gli date una lezione culturale. Bene, allora chiudiamo questa puntata di Gli Incontri di Licio con Domenico Di Carlo. Abbiamo presentato Le Passionarie Cattoliche, però diciamo che l'editore è Solfanelli, perché è molto importante ricordare sempre gli editori. Un libro veramente molto importante, che cerca, come al solito, tutti questi libri di ispirazione cattolica, del momento cattolico, di rifare, di rileggere perfettamente la storia. Grazie da Radio Speranza.